Andrea De Meri, segretario di Confesercenti. Siamo qua al Porto Antico, dove domenica e sabato scorsi c'era una coda infinita di auto. Cosa chiedete per le prossime settimane? Beh, esattamente quello che avevamo già chiesto in realtà per il Ponte di Pasqua. L'avevamo visto nelle settimane precedenti. Il primo weekend di sole c'era già stato il classico ingorgone, che c'è sempre in questa stagione per i parcheggi e gli accessi del Porto Antico. Avevamo chiesto la possibilità di mettere a disposizione l'area della fiera, visto che Piazzale Kennedy era occupato dal circo, per la sosta dei turisti, e la possibilità di mettere delle navette che collegassero non solo caricamento ma anche la parte alta della città, in particolare Piazza De Ferrari, proprio per permettere ai turisti di vedere Genova nella sua interezza, in particolare il centro storico, sapendo che non chiediamo la gratuità ma che appunto c'è la possibilità di far pagare la sosta e quindi anche di trovare le risorse per poter mettere in piedi questa cosa. Ci auguriamo che per i ponti e in particolare per i vari weekend di aprile, adesso avremo anche i Rally Days e altre importanti manifestazioni, si possa mettere un rimedio a questo discorso, perché altrimenti siamo destinati a non dare un'immagine positiva della città e ad avere un sistema di accoglienza che parte, come dire, ad handicap, perché è chiaro che se qualcuno è costretto, come è successo appunto ai visitatori del Ponte di Pasqua, a farsi un'ora e più di coda, evidentemente poi diventa difficile far apprezzare la città per quello che è, per le sue bellezze. Il presidente di FEPAG e vicepresidente vicario di Ascom, Alessandro Cavo. Si è toccato il tema dei parcheggi domenicali, delle code, dei disagi per i turisti. Che cosa chiedete voi all'amministrazione? Chiediamo, dopo tanti anni, finalmente di istituire un sistema di parcheggi ad anello efficiente e ben segnalato. I quadri di informazioni sono presenti nella città a messaggio variabile e possono servire per orientare il pubblico ai parcheggi disponibili in maniera più efficiente e senza gravare sulle spalle della Polizia Municipale, che ha molti altri problemi da risolvere. Un provvedimento velocissimo per questo fine settimana in cui arriverà tutta la gente per i Rally Day? Ci sono i parcheggi e le aree blu della Fiera del Mare, che sono vuoti e liberi per gran parte della giornata, anzi per la totalità della giornata. Quindi noi suggeriamo di mettere una navetta che in questi giorni di grande affluenza, affluenza che è già iniziata proprio oggi, possa portare i visitatori e i viaggiatori dalla Fiera del Mare fino al centro della città, magari con un percorso attraverso via 20 Settembre fino a Piazza De Ferrari, via Roma Corriere. Lei sta dicendo che i turisti stanno già cominciando ad arrivare? Stanno già cominciando ad arrivare, già da ieri pomeriggio abbiamo avuto le avvisaglie di questo weekend, che sarà molto caldo sotto questo punto di vista. Una cosa che mi ha fatto piacere rilevare è che molti genovesi invitano amici per i Rally Days. È diventata un'occasione di incontro e un modo per essere ambasciatori della propria città.